Buongiorno da BTV News. Oggi 23 febbraio è San Policarpo. E se pensate che l'8 marzo sia da sempre la giornata internazionale delle donne, vi sbagliate. La giornata dedicata alle donne era infatti inizialmente il 23 febbraio. In questa data del 1909 per la prima volta si parlò di rivendicazione di genere e lotta contro le discriminazioni sessuali. Si deve a una donna americana socialista, Corinne Brown, il merito di aver posto l'attenzione nello Stato americano l'arretratezza nella parità dei sessi all'inizio del secolo scorso. Fu lei a presiedere il 3 maggio 1908, causa l'assenza dell'oratore ufficiale designato, la conferenza che il Partito Socialista di Chicago teneva ogni domenica. Corinne diede vita a un movimento femminista sempre più attivo nel paese e gli Stati Uniti decisero di dedicare l'ultima domenica di febbraio alle donne. La prima fu il 23 febbraio 1909. Verso la fine dell'anno, il 22 novembre a New York, incominciò un grande sciopero di 20.000 camiciaie, che durò fino al 15 febbraio 1910. La successiva domenica 27 febbraio, al Carnegie Hall, 3.000 donne celebrarono ancora il Women's Day. Da qui la Conferenza Internazionale delle Donne Socialiste di Copenaghen, che istituì la giornata di rivendicazione dei diritti femminili. Piano piano anche l'Europa aderì alle celebrazioni fino alla Prima Guerra Mondiale. I temi sui quali si focalizzavano le lotte delle donne erano lo sfruttamento operato dai datori di lavoro ai danni delle operaie in termini di basso salario e di orari di lavoro, le discriminazioni sessuali e il diritto di voto che non era concesso. Il 16 dicembre 1977 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite propose a ogni Paese membro di eleggere un giorno all'anno la Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle donne e per la pace internazionale. L'8 marzo, che già veniva festeggiato in diversi paesi, fu quindi scelta come la data ufficiale da moltissime nazioni.